Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Oggi voglio andare a guardare da vicino, sotto un aspetto, sotto un punto di vista critico, la modalità corsa. Innanzitutto dobbiamo capire cos'è corsa. Corsa, come funziona? Ci sono due squadre, un attaccante e un difensore, che giocano l'una ovviamente per attaccare e l'altra per difendere. L'attaccante dovrà piazzare e combattere per piazzare due MCOM, prima l'una, poi l'altra, senza perdere troppo tempo, semplicemente perché avrà un numero di rientri, di ticket, limitato. Se l'attaccante perde tutti i ticket senza piazzare entrambe le bombe, vincono i difensori. Se invece l'attaccante riesce a piazzare e a far esplodere entrambe le MCOM, si procede per le prossime due, per questo corsa, e i ticket vengono resettati, praticamente l'attaccante ha di nuovo tutti i propri ticket. Ovviamente il compito dei difensori è uccidere tutti gli attaccanti prima che riescano a piazzare le due MCOM. Questo si ripete fin quando non finiscono tutte le MCOM della mappa, e ovviamente il numero di MCOM dipende dalla mappa stessa. Ora, andiamo a vedere come su Bad Company 2 c'erano delle mappe studiate per funzionare su corsa, ed è ovvio che corsa funziona diversamente che conquista, perché su conquista abbiamo un ampio spazio con tante bandiere e i giocatori che dovranno farsi strada da una bandiera all'altra per conquistarle, e quindi tutte le bandiere devono avere i loro punti forti, dove attaccarle e dove è meglio difenderle. Su corsa invece tutto questo schema viene semplificato in una singola direzione. Cos'è quindi il segreto per avere successo come attaccante su corsa? Ovviamente il flank. Cos'è il flank? Attaccare i nemici da dietro, sorprenderli, essere quegli stronzi col silenziatore che passano dalla stradina che non sta guardando nessuno per prendere tutti gli avversari da dietro e andare a piazzare l'MCOM. Così è così che funziona corsa. Un singolo giocatore in questo caso riesce a fare la differenza. Ora guardiamo Battlefield 4. Innanzitutto, la modalità corsa non appare più su delle mappe specifiche studiate per questa modalità, ma semplicemente si prendono delle mappe, tutte le mappe, che funzionano magari bene su conquista, e ne viene estratta una parte e su quella parte di mappa si gioca a corsa. Ora, è ovvio ed è normale che non tutte le mappe funzionano al 100%. Una delle migliori, una delle mappe che viene sempre detto che è una delle migliori su cui giocare a corsa, e sono in parte d'accordo, è Ferrovia Goldmund. Come mappa ci sta, perché è aperta, è situata in un punto dove corsa, dove io personalmente mi sarei potuto immaginare benissimo corsa, gli attaccanti giocano in salita. Ma ora, pensate alla prima set di MCOM, ok? C'è il binario che passa, il treno parcheggiato, e le MCOM sono dalla parte che dà la faccia agli attaccanti, ma sono entrambe a sì o no 30 metri di distanza. E non solo sono solo a 30 metri di distanza, ma se voi state piazzando le MCOM A, potete vedere le MCOM B. E questo è assurdo, perché due MCOM a questa distanza sono per i difensori troppo facili da controllare entrambe, perché se un giocatore o due giocatori buoni si mettono in un punto dove possono vedere un MCOM, automaticamente potranno vedere anche l'altra. E quindi questa corsa perde di fascino. E ovviamente per gli attaccanti, se riescono a conquistare un MCOM, è ovvio che riescono a conquistare anche l'altra. Ok? Quindi non si tratta più di conquistare due punti su una parte di mappa, ma si tratta di conquistare un solo punto, perché se una squadra riesce, se gli attaccanti riescono a invadere una delle due MCOM, riescono a prendere anche l'altra, è ovvio. E questo è un altro problema che ha la modalità corsa adesso. E questo problema c'è troppo spesso, troppo, troppo spesso. Passiamo al prossimo punto, sempre dipendente dal design delle mappe. Pensate a Operazione Prigione o Operazione Metro. Si gioca ovviamente in degli spazi chiusi, stretti, ravvicinati, e il giocatore non ha la possibilità di aggirare i propri nemici. Se i difensori sono,
soltanto un pochettino organizzati, riusciranno a coprire ogni singola entrata, perché tre porte sono, ad esempio, prendiamo prigione, tre porte ci sono. Se due difensori si mettono, se ci sono due difensori per porta, gli attaccanti non passano. Non passano per via dello spam di granate, non passano perché ci sono comunque dei giocatori a bloccarli e perché è troppo ovvio le direzioni che prenderanno, è troppo ovvio lo scorrimento della mappa. E questo è un'altra cosa che frega la modalità corsa. E ora arriviamo, secondo me, a quel punto che rovina più di tutti gli altri messi insieme il gioco, la modalità. Ed è una cosa che ha fatto, la DICE ha sfruttato un sacco per farsi pubblicità prima che uscisse il gioco. Sto parlando della modalità Commander, il comandante, il 65esimo e il 66esimo giocatore in partita. Noi possiamo essere controllati, o comunque c'è un tizio che ci può dare ordini, che non è nemmeno sul campo di battaglia. E fin qua tutto bene. Io appoggio la modalità comandante su conquista, perché su conquista effettivamente ha un senso avere qualcuno che vede costantemente la mappa, che ti può consigliare cosa fare dove, e ovviamente per me come giocatore può essere solo di vantaggio se lui ci manda degli UAV, se ci manda dei rifornimenti, eccetera. Ma su corsa un comandante, soprattutto se ce n'è solo uno, può significare davvero la disfatta della squadra avversaria, e questo rende questa modalità ancora più disequilibrata, o non equilibrata, spero che sia italiano corretto. In ogni caso, continuiamo col nostro discorso. La modalità comandante può essere letale semplicemente per una cosa: lasciamo stare i missili cruise, i rifornimenti, il fatto che ci paracadutino dei quad, tutto quello passa in secondo piano in confronto alla potenza dell'UAV. Voi direte, ma l'UAV lo lancia? Lui non fa uccisioni? No, magari non fa uccisioni, ma da quando ha lanciato l'UAV, io come giocatore posso vedere tutti i giocatori avversari nel raggio dell'UAV costantemente segnati sulla minimappa con una precisione incredibile. Questo significa che sarà impossibile farsi prendere da dietro, e fin quando questo attrezzo è in mano dell'attaccante, già le cose sono squilibrate, ma ancora va bene. Ma se invece l'attrezzo, il comandante, è in mano dei difensori, ragazzi, basta, non c'è più niente da fare. Perché? Perché semplicemente, come vi ho detto prima, la cosa principale di corsa sono i flank, essere quelli col silenziatore che non si fanno notare e vanno a piazzare. Ma su corsa un solo UAV può segnare tutti i nemici su quasi tutta la mappa, e se il comandante è soltanto abbastanza furbo da piazzare l'UAV in modo che copra tutte e due le MCOM, ragazzi, io come attaccante come faccio a passare? Tanto tutti sanno che io sto andando là. Cosa metto il silenziatore a fare? Basta. E questo distrugge, demolisce la modalità corsa. Io sono d'accordo con la modalità comandante, non ho niente in contrario. Può risultare forse anche divertente quando magari non abbiamo voglia di giocare in prima persona. È carino fare le multiple col razzo cruise, col missile cruise e stronzate varie. Ma davvero ci devono rovinare una modalità in questo modo? Io penso, e ditemi se siete d'accordo, che almeno dalla modalità corsa, la modalità comandante debba essere eliminata. O che venga limitata. Cosa intendo con limitata? Magari il comandante potrà ancora controllare la mappa, potrà ancora dare ordini alle squadre, potrà ancora distribuire potenziamenti, potrà fare tutto il suo ambaradan, ma non lanciare UAV, semplicemente per il motivo che vi ho detto prima, che sennò per gli attaccanti diventa incredibilmente difficile, se non impossibile, giocare a corsa. E penso che questo sia l'unico modo per fare un primo passo per rimigliorare corsa. Quindi le cose da migliorare secondo me su corsa, per riassumere il tutto, sono innanzitutto la modalità comandante, o comunque il comandante, che deve avere poteri limitati, o perché no essere completamente eliminato. Ovviamente penso che
se ci sarà, appena metteranno i server a noleggio anche su PS4 e Xbox One, penso che ci sarà sicuramente qualcuno che farà dei server corsa senza comandante. Almeno spero che ci sia gente abbastanza intelligente. Dopodiché, cambiare la posizione dell'MCOM, semplicemente perché se uno può vedere da un MCOM all'altra, allora c'è qualcosa che non va. Come vi ho già detto prima, allontanare l'MCOM o semplicemente mettere un ostacolo fra le due, dividere la mappa in due parti con un MCOM da una parte e un MCOM dall'altra, tutto questo può migliorare secondo me lo scorrimento delle mappe. E poi la terza cosa, che però sicuramente non può più essere cambiata in questo Battlefield, se non magari nei prossimi DLC, è che le mappe, secondo me, l'avrò già detto in altri video, magari è già il quarto video, quinto video in cui lo dico, le mappe dedicate per una singola modalità. Corsa non può funzionare su ogni tipo di mappa. Corsa, una mappa di corsa deve essere strutturata per essere giocata in corsa. E se una mappa funziona bene su corsa, non è detto che funzioni bene in conquista. Quindi io spero che ci vengano proposte nuove mappe nei prossimi DLC che funzionano meglio su corsa, anche se sicuramente in questo modo andrebbero a perdere di fascino in conquista. Ma lo spero davvero, e spero che nei prossimi Battlefield che arriveranno, anche perché non sono sicuro, non vorrei dire una boiata assurda, ma penso che sia già stato annunciato che il prossimo Battlefield sarà già un Battlefield 5. E se stanno già pensando a un nuovo Battlefield, mi sa che l'anno prossimo mi tocca spendere di nuovo 150 euro per il gioco e premium. Vabbè, quello sarà un discorso a parte di un altro video. Ma spero davvero che nel prossimo Battlefield, o Battlefield Bad Company, o quello che deve essere, rimettano le mappe dedicate per una singola modalità. Con questo detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace. Non sapete quanto mi piace quando mettete mi piace. Vi chiedo gentilmente di lasciare un commento dicendomi la vostra opinione. Se pensate anche voi che la modalità corsa stia sempre andando a peggiorare da un Battlefield all'altro, e se siete d'accordo con me quando dico che ha bisogno di più attenzione. Non dico che è una brutta modalità, attenzione, dico solo che la stanno gestendo male. Lasciatemi un commento dicendomi la vostra opinione e, se volete, perché no, aggiungete il video ai preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi se vi piacciono i miei video. Bella ragazzi, ciao!